Ciao ragazzi, sono Dani e oggi sono qui per ricordarvi che le live di Twitch le potrete vedere anche qui su YouTube integralmente. Per scoprire come farlo è sufficiente che clicchiate sul link che vi esce qui in alto. Grazie mille per il supporto e buona visione. Le parole sì. Su Skriniar, secondo voi... In pratica lo riassumo, l'Audisi ha detto che è molto difficile il rinnovo perché lui per ora non ha ancora messo bocca sui 6 offerti dall'Inter. Il PSG l'anno scorso ne ha offerti 8,5. Quindi è probabile che gliene offra 9 a giugno per il parametro zero. E l'Inter si sta guardando intorno, Smalling, Umtiti. Però a me sembra, ragazzi, considerando che qualche mese fa se ne potevano prendere 60, mi sembra un fallimento questa decisione su Skriniar. Se dovesse andare così, poi magari firma, non so, diventa la bandiera e amen. Se vuoi che inizio a rispondere, quello che ha detto l'Audisa è corretto. Attualmente nessuno sa niente, quindi chiunque scrive o parla fa speculazioni. Le possibilità sono tre. Uno, che firma. Due, che non firma e va a zero e se lo prende gratis. Tre, che viene venduto a gennaio. Le possibilità sono queste tre e nessuno sa quale delle tre. Se vuoi la mia scommessa, l'ho detto l'altra volta, è che firma. Io faccio una scelta di cuore. Ma lì è un romantico. Però magari stavolta i romantici hanno ragione, staremo a vedere. Diventerà la nostra bandiera. Comunque vi dico, il fatto che non abbia ancora rinnovato, che l'anno scorso il PSG lo voleva, cioè qua secondo me surfa sono così le cose. O lui ha un accordo col PSG che ha detto guardate quest'anno lo voglio fare all'Inter che li lascio nella merda, perché se non sbaglio era tipo 3 giorni prima della chiusura del mercato. Guarda che il PSG disse all'Inter non me lo vuoi vendere, io te lo prendo l'anno prossimo a zero. E infatti e lui non abbia fatto un accordo se no col PSG dove dice anche perché all'epoca comunque raga la società dell'Inter l'aveva trattato veramente non come il capitano del futuro ma come un sacrificabile, no? È vero. Non i social che l'avevano difeso, mi ricordo. Però, e quindi oppure che lui si è pentito e si è reso conto che in realtà vuole diventare il nuovo capitano dell'Inter. Vedo anche come fa come Onana, il rapporto che c'ha, mi sembra proprio una bella coppia, e magari vuole rimanere lì. Buongiorno, intanto. Primi, che sta al PSG e dice: io tornerei volentieri all'Inter. Ha visto Lukaku andato al Chelsea, che poi è tornato all'Inter. Tantissimi campioni andati al PSG, se vanno per i soldi fanno bene. Vedi Icardi, si è fatto ricco andando lì e non ha praticamente più giocato. Se vuoi diventare l'eroe di un gruppo di tifosi, la bandiera dell'Inter, rimane all'Inter. Se lì pensa ai soldi, è giusto andare al PSG. Le scelte sono queste. Ma lo sai che questo contenuto l'avresti già potuto vedere 2 ore fa? E perché non lo sai? Perché non sei abbonato. Quindi che devi fare? Devi andare sul nostro canale, perché da oggi sono disponibili gli abbonamenti a solo i 2,99€ su OCV Sport. E che ti danno questi abbonamenti? Ti danno innanzitutto questi tipi di video qua, cioè gli estratti della live 2 ore prima rispetto agli altri, per poterteli vedere, commentare con gli altri, mentre gli altri dicono non so che è successo, però non l'ho visto perché non sei abbonato. E oltre questo hai anche tutte le live integrali di Twitch disponibili qui su YouTube. E quindi che aspetti? Abbonati al nostro canale YouTube se hai piacere di supportare la nostra community per avere dei contenuti originali inediti anche qui su YouTube. Grazie. No, è il primo nome pugliese che mi è venuto in mente da scrivere. Apro la chat. Ma Fede, comunque mi hai cagato un po' il cazzo, perché tu dopo il Faina sei il mio primo haters, ok? Vabbè, ma io sono uno dei pochi che ti tiene in vita. Ringraziami. Tu sei invidioso dei miei traguardi. Ha fatto una grande canzone, Enzo, portate rispetto. È una grandissima canzone. Grazie. Come state, ragazzi? Che sì, di cosa state parlando? Di Inter, non è entrato per quello. Di Inter, stavamo parlando di Skriniar, che sembra che vada via a zero, Enzo, praticamente. Potrebbe andare via a zero perché dal 1 febbraio lui può decidere la squadra. Il tema è... va al Paris Saint Germain, che ti ricordi l'anno scorso voleva prendere a 3 giorni dalla fine del mercato e poi è saltato tutto, oppure si è pentito ed è innamorato dell'Inter e firma molti meno soldi. Rimaniamo sull'Inter. Enzo non c'è risposto su Skriniar, ci risponde sinceramente. Ragazzi, ovviamente i giornali non sanno più che cazzo dire, sta finendo il mondiale, si devono inventare qualcosa. Scade fra 6 mesi, non è inventato. Ma ci sono delle garanzie su quello che avete letto? Chi l'ha detto? No, aspetta Enzo, non hai capito, aspetta. A questo qua gli scade il contratto all'Inter il 1 febbraio, ok? No. Di giugno. Però dal 1 febbraio può scegliere la squadra. Cioè non è che hanno...
Rinnovano, è garantito. Ma no, ma aspetta, Skriniar, veramente devi andare tu in mezzo al campo, combà. Cioè, mo, sinceramente, Bastoni, De Vrij, Skriniar, che è rimasto? Se va via Skriniar, mo, che torna, Ranocchia da rotto. Un TT, no. Dicono, un TT del Lecce. Lo rinnovano, tranquilli, pronto. Anzi, io c'ho una chicca, Io c'ho una bomba. Attenzione! Vai. 15 e 24, vi posso garantire che Giroud andrà... No, che cazzo dico Giroud? Sì, Un attimo, è l'emozione, l'emozione, un attimo. Ci pensi un secondo, e la faccio rientrare. Ma questo è un incompetente. Non sa neanche chi intendeva. Ma io la vedo a metà tra quello che ha detto Biagio e quello che ha detto Nicola, Enzo. Cioè, della serie che io anche me ne accorgo che con la pagina ora è un periodo in cui... col mondiale che diminuiscono le partite devono per forza parlare di qualcosa, quindi si è un po' alimentata la roba di Skriniar. Credo che comunque, come ha detto Biagio, lui in primis sa che se rimane all'Inter avrà un tipo di carriera, se va al PSG potrebbe diventare uno dei tanti, quindi essendo legato ai colori nerazzurri secondo me dovrebbe rinnovare. Poi una cosa che ho notato: tutti i giocatori dell'Inter che sono andati via fanno grandi proclami sull'Inter, cioè si crea un bel mood. Invece se Hakimi? Voglio... sì, anche Hakimi, Perisic, Lukaku, ok, però se vedete i vari De Ligt, quelli che sono andati al Tottenham della Juve, cioè hanno avuto tutti parole al veleno, quindi secondo me anche questa cosa di rimanere in Italia, a Milano, forse fa anche comodo. Tra l'altro ricordiamo che Hakimi adesso, da quando è andato via dall'Inter, ragazzi, lavora in un McDonald's. Ragazzi, poi quando sai quello che lasci ma non sai quello che trovi, A tempo perso in semifinale di un mondiale, però... Kartal! No, io voglio che rimanga, una bandiera come lui, capitano futuro, non può andare via. Non penso che sia tanto una questione economica, perché fondamentalmente tutti quelli che vanno fuori se ne pentono. Lukaku, Hakimi, tutti che vogliono tornare, quindi per me... Scusa Kartal, ma che questione è se non è economica, visto che siamo al 12 dicembre e questo non ha ancora firmato e l'offerta l'ha avuta? Io credo che sì, potrebbe essere una questione economica, però ho visto pure, diciamo, che si possono fare altri sacrifici a quel punto, piuttosto però, che... Però, ragazzi, scusate, posso dire una cosa? Avete fatto gli esempi di Hakimi e di Lukaku. Però secondo me non sono esempi propriamente corretti, perché in un certo qual modo lì l'Inter doveva fare cassa, quindi doveva cedere quei giocatori, non è che se ne sono andati di loro proposito. Sì, qua diciamo invece, l'Inter faceva comodo. Diciamo che invece qua la situazione è nelle mani di Skriniar, cioè Skriniar che deve decidere. Là Lukaku non si trovava bene con Inzaghi, è voluto andare lui al Chelsea, ok, ma l'Inter non ha di certo rifiutato i soldi proposti dagli inglesi. Con la situazione di Hakimi invece 70 milioni c'era il rischio di non farli più, quindi anche Hakimi è stato tra virgolette accompagnato all'uscita. Qua invece tocca a Skriniar, quindi può darsi che la scelta del giocatore non sia così scontata, anche perché il PSG comunque è vero, è una squadra come altre top, però dire che poi vai lì e rischi di finire come uno tra i tanti, non lo so, comunque un bello step. Beh, adesso avete Acerbi, comunque ragazzi potete stare tranquilli, Prego, posso parnotare una cosa sulla conduzione vergognosa? Sulla conduzione vergognosa, perché quando io e Faina dicevamo questa cosa sul calciomercato, e quando il campionato è fermo, c'era nazionale, dai, smetti con questa cosa qua. No, non ho capito proprio. Vuole andare a dire che i giornali devono riempire delle pagine. Secondo lui, oggi dovevamo parlare, come ha fatto lui sul gruppo WhatsApp, delle parole di Filippo Inzaghi, ha detto che Immobile è il miglior giocatore in Italia. Questo è... chiudiamo, mi vado no, voglio dire che quando noi dicevamo questa cosa i due conducenti ci attaccavano. Adesso Surfa e Kartal hanno detto questa cosa e voi avete fatto pippa, siete prevenuti nei confronti dei laziali. Come tutto il mondo ce l'ha con la Lazio, la stessa cosa nostra, e non li avete attaccati. Come mai? Perché queste sono notizie vere. Ragazzi, invece per quanto riguarda il Toro, secondo voi Biagio, come lo vedi, può arrivare in finale? Cioè voi ti fate un po' per l'Argentina, da che parte vi schierate? Adesso andiamo sulla Serie B. Sì, io ho fatto un sondaggio tra tutti i follower, che buona parte sono interisti, e più del 50% ha scelto tiferà l'Argentina, compreso me, e poi viene la Croazia, poi il Marocco, e solo il 5%
tiferà Francia, quindi sicuramente Argentina. Abbiamo capito, Biagio. Sia per Lautaro, sia per Lautaro, sia per l'affetto che c'è per Javier Zanetti, per Milito, per Samuel, per Cuccio Cambia. Il rapporto tra Inter e argentini è lungo, di grande affetto. Icardi. Per l'Argentina sarei contento. Io ho una mia visione su chi, cioè poi non so se la condividete, ma secondo me, cioè io tifo sempre per un per una squadra europea, cioè nel senso il calcio è nato in Europa, è giusto secondo me vinca una squadra europea, poi se dovesse vincere la Francia... È nato in Inghilterra, doveva vincere Inghilterra allora. Sì, no, ma a me non, cioè a me basta che non lo vinceva il Brasile che andava più 6 e quindi poi non lo recuperavamo più, perché siamo a 4, ma... Dico, da una parte Argentina per Messi, che sono fan, Lautaro, però anche la Francia, considerando che anche lei è un giocatore interista, mi farebbe comodo. Cartal, scusi, ma è un una bottiglia di Amaro Montenegro, quello dietro? Sì. Ma è di bellezza o è piena? No, no, è piena, è piena. È da per Natale. Ma pure il tapiro, già. Sopra, c'è il tapiro. Raga, vi chiedo sempre, soprattutto agli interisti, ma ne parliamo tutti, sembra che sia successa una mezza rivoluzione in curva. Non so chi ha Biagio, tu sicuramente hai... No, no, hai ti dico, io stamattina ho cercato di contattarla con Mario Emanuela, però la curva ha preferito non parlare, diciamo. Proprio c'è stato detto così, noi li avevamo invitati, ovviamente, gli esponenti della curva, no, per capire un attimo... Che succede? Biagio, tu che sei sempre in curva, praticamente... Sì, io vado sotto la curva, io sono in primo verde e quindi assolutamente non posso parlare a nome della curva, però sicuramente quello che ho visto è che dopo l'incidente di Inter-Sampdoria, quando si è creata una frattura tra il gruppo ultra della curva e il resto dei tifosi, sia le migliaia che sono stati costretti a uscire, sia il resto dello stadio, si è un po' creata una frattura. Ho visto molta buona volontà, devo dire, da esterno, da parte della curva, per cercare di ricucire. Hanno fatto un comunicato estremamente moderato, in cui non dico che si scusavano, però erano dispiaciuti per quello che era successo. Tra l'altro, dopo quello, per la prima volta nella storia, sono venuti, e c'ero anch'io, a tifare per Inter femminile, sono venuti a Inter Women Juventus per la prima volta, e sono stati 90 minuti di tifo per le nostre ragazze. Adesso è uscito questo comunicato che non ci saranno più in balaustra tutti i vari striscioni boys, Viking, riducibili e così via, ma ci sarà soltanto un grosso striscione curva Nord Milano. E nel comunicato che hanno messo dice, è una mossa per cercare di unificare, di attirare anche i tifosi moderati. Quindi io lo vedo come molto positivo. Adesso vedremo poi i comportamenti, a cominciare da Inter Napoli. Speriamo. Noi lo vedo positivamente. Non vai, so gli altri ragazzi che poi vogliamo andiamo sulla B, Surfa, se hai qualche andiamo altra informazione. Ma io sul fatto della curva davvero non frequentando non potrei neanche espormi in merito, capito? Quindi cioè, non saprei commentare. Quelle robe lì da poveri, non ne parliamo. Posso dire una cosa sulla curva? No, scherzo. Vai Romolo, vai. No, che è un processo che stanno facendo in molte, l'ha fatto anche la Lazio, ma anche altre società, altre squadre, altre curve, cioè quello di andare a togliere tutti i piccoli gruppi e riunire tutti i tifosi sotto un unico simbolo. Io credo che sia a volte una necessità per, dal punto di vista a volte commerciale, anche organizzativo, per riprendere un po' quel potere che negli ultimi anni tutte le curve, i capi storici hanno perso in virtù del frazionamento, ecco. Non so se commentare in maniera positiva o negativa, però mi sembra questa l'andazzo. Sì, ragazzi, prima di spostarci alla Serie B vi ricordo due cose. Una, che Ensuccio doveva darci una bomba, ma chiaramente... è sparito, non sa manco il giocatore. E la seconda è che ho trovato... Posso dire una cosa però? Non chiedete delle bombe a Ensuccio, che poi l'ho visto infamare in tutti questi mesi su Lukaku. Portate rispetto a Enzo. Forse Lukaku. Portate rispetto a mio fratello Ensuccio, per favore.
Vi segnalo che poi magari ne parliamo domani, un tweet di qualche minuto fa di Ekrem Konur, che è un grande, è un grande giornalista, è un grande giornalista. Cioè, guarda, c'è il verificato, guarda, controlla. Vabbè, ma paghi 8 no, euro adesso te lo dà. No, no, ma beh, questo è informato, lo seguo anche io, è uno che sa. Allora, che fa, Di Maria potrebbe lasciare la Juve a gennaio. Attenzione, questa è... No. Beh, c'è è uno da di quelli chiedere. Affidabili, ragazzi, non è un il primo fisso, ecco. Non è Faina. Ne parleremo. Comunque Di Maria, che comunque, io mi dico... Se capitasse sarebbe la sorpresa, meno sorpresa... che ci si potesse aspettare da no, quando però l'affare meno si affare sapeva che però, della storia. Mondiali, Prepararsi ai mondiali sì però l'affare meno affare della storia Biagio. Ah sì sicuramente questo. Bravo. Questo tre presenze comunque con la Juve ricordiamo Di Maria credo che espulsione. Piangerebbero bisogna meno gli interisti chi... su Lukaku secondo me quindi bisogna vedere chi prendono poi. Vabbè, comunque salutiamo gli interisti che dobbiamo andare sulla Serie B, per favore. Allora, grazie Biagio, grazie Cartal, grazie Sulfa, grazie Matteo di essere stato con noi. Che non è interista, ma ci vediamo. Ciao ragazzi. Aspetta, 15:39. Lunedì 12 dicembre alle ore 15:39 posso garantire che Achraf Hakimi torna all'Inter. Attenzione l'ha detto!